Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, dopo aver visto la figura di Pietro, vedremo quella di Paolo, l'apostolo delle genti. Scopriremo anche perché viene chiamato così, ma andiamo con calma. Saulo, così si chiamava Paolo, era un fariseo, ovvero uno di quegli ebrei molto fedeli alla legge insegnata da Mosè. Nacque intorno al 10 d.C. a Tarso, una grande città dell'attuale Turchia. Tarso era una città sottoposta all'impero romano e gli era fedele da diverso tempo. Per questo, ad alcune famiglie, quelle più ricche, era stato concesso il privilegio di avere la doppia cittadinanza, quindi anche quella romana. E la famiglia di Saulo era una di queste. Saulo era molto colto, aveva studiato tanto. Da giovane aveva frequentato una delle scuole ebraiche più prestigiose di Gerusalemme e faceva parte di quel gruppo di ebrei che non credevano che Gesù fosse il Messia. Negli Atti degli Apostoli, il libro della Bibbia che descrive la vita delle prime comunità cristiane dopo la morte e resurrezione di Gesù, si narra la vicenda del primo martirio, ovvero del primo cristiano ucciso proprio perché cristiano, Stefano. E si dice che mentre lo stavano uccidendo, il mantello di Stefano fu appoggiato ai piedi di un giovane che stava assistendo, approvando quello che stavano facendo. Questo ragazzo era proprio Saulo. Con il tempo il suo odio per i cristiani andò aumentando, gli si oppose ferocemente. Infatti perseguitava a morte i cristiani per impedirgli di diffondere la dottrina. Un giorno però, andando verso Damasco per far prigionieri alcuni cristiani di quella città, Saulo fu colto all'improvviso da una forte luce proveniente dal cielo, che lo accecò facendolo cadere a terra. In quello stesso momento sentì una voce che gli disse: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Rispose: «Chi sei io, Signore?» E la voce rispose: «Io sono Gesù, che tu perseguiti. Ma tu alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». E così, cieco, fu portato a Damasco, dove rimase per 3 giorni a digiuno. Fu accolto e accudito da un cristiano di nome Anania, che gli restituì la vista e lo battezzò con il nuovo nome, Paolo, che significa piccolo. Lo stesso San Paolo amava definirsi il più piccolo degli apostoli. A me ha sempre affascinato molto la figura di Anania, questo cristiano che, su indicazione di Gesù, che gli apparse in sogno, ha dovuto accogliere, accudire, ridare la vista e battezzare Saulo, che era andato lì per arrestarlo. Cioè, roba da matti. E forse, pensandoci bene, è stato proprio questo gesto di Anania ad aiutare Paolo a cambiare, perché si è sentito accolto proprio da uno di quelli che era venuto ad uccidere. Ha provato sulla sua pelle il perdono, che alla fine è una delle tante forme dell'amore. E dopo essere diventato cristiano, Paolo che cosa fece? Beh, dedicò tutta la sua nuova vita all'annuncio del Vangelo, diventando così uno dei più grandi evangelizzatori di sempre. Visitò molte terre e fondò diverse comunità. Per questo viene chiamato l'apostolo delle genti. Fece 4 grandi viaggi, andando in Turchia e in Grecia per far conoscere Gesù e il suo messaggio. L'ultimo viaggio fu quello che lo portò a Roma, dove intorno al 67 d.C. fu incarcerato e poi ucciso, come successe anche a Pietro. Durante gli anni di predicazione, Paolo cercò sempre di rimanere in contatto con i cristiani delle sue comunità per dare loro aiuto e conforto nei momenti di difficoltà attraverso delle lettere. Alcune di esse, esattamente 13, sono state inserite nel Nuovo Testamento, nella Bibbia. Bene, grazie per aver guardato il video, spero ti sia piaciuto e ti sia stato utile. Ciao e al prossimo video!